Io sono Torrente. José Luis Torrente. Come si permette? Che brutte facce hanno quelli, Torrente! Marco, Nino, Nino, Nello, questo culo quanto? Ufficialmente, buongiorno. Grazie, grazie. Senti, lo segura il regista. Al mio amici... del commissario Torrente, no? Sì, no, periodista. Una persona in maniera divertente, ma non è proprio così. Sì. Però anche io vorrei fare lo stampista, mi piacerebbe. Giorgio e Vanessa Ferrero, che seguiscono, buongiorno, grazie. Un applauso anche per loro. Allora, il commissario Torrente, io vorrei proprio partire da... il commissario Torrente, il braccio... idiota della legge sul diritto italiano, lo dico per i colleghi, questo non è il primo film di una franchise, ma è il quarto, e che Giorgio e Vanessa Ferrero hanno già acquisito, quindi se ci raccontano i programmi per questo film, l'uscita, il numero di copie tradizionale e poi anche che cosa succederà degli altri commissari, e dall'altro so che c'è un quinto commissario che è in preproduzione. No, Serafiere, lo che... yo lo que hice en la primera película es verdad que yo era muy fan del cine neorrealista, de Ladrón de bicicletas, Limpiabotas, las películas de Vittorio De Sica, esa especie de bueno, fue revolucionario cuando empezó el neorrealismo, porque era como una especie de documental casi. Y esa suciedad, esa plasmar las cosas más tristes en una pantalla también me llamaba la atención, pero bueno. Solo esa parte. La verdad es que me he inspirado en todo porque yo no he inventado nada. O sea, que no soy muy original, entonces pues voy cogiendo de aquí y de allí. Nel primo film, già io sono un grande fan del neorealismo, dei film di De Sica. Penso che De Sica sia stato un grande rivoluzionario all'inizio e quasi una produzione documentaristica, il fatto di poter plasmare gli elementi anche più tristi della società e poterli portare sullo schermo. Mi ha ispirato lui, ma diciamo che mi ha ispirato un po' tutto, perché io non ho nessuna originalità e quindi ho dovuto ispirarmi a tutto. Come spiega il successo? È inesplicabile. Non si può spiegare, è inspiegabile. Io todavía non lo entiendo. Ancora non riesco a capirlo. Sto aún in shock. Sono no. Ancora sotto shock. Lo cual me... estoy muy agobiado porque Giorgio y Vanessa han confiado en mí, ¿no? y necesito que la película... si no es un gran suceso en Italia, por lo menos que vaya alguien. Entonces, por eso espero que vosotros me ayudéis. Si no os ha gustado, no escribáis nada, por favor. Y si no os ha gustado, la recomendáis a vuestros enemigos. Si vi è piaciuta, raccomandatele. Se proprio non vi è piaciuta, almeno raccomandatele ai vostri nemici. Come spiega il successo di tanti poliziotti imbranati o stupidi, a partire da Clouseau, Louis de Funès, fino a quelli di Banfi? No lo he estudiado en profundidad, pero imagino que será por la necesidad que tenemos de reírnos de la autoridad. O sea, desde pequeñitos, pues cuando hay un maestro muy autoritario o muy tal, pues nos gusta reírnos de él, ¿no? Porque muchas veces el exceso de autoritarismo o el exceso de poder, por ejemplo, cuando alguien se pone un uniforme, cambia. Ya es un poco más tonto. O sea, se cree superior. No siempre, pero... credo che possa essere per ahí. Proprio studiata a fondo, ma penso che corrisponda al nostro bisogno di ridere un po' dell'autorità. Già quando da bambini abbiamo un maestro troppo autoritario, il modo per affrontarlo è quello di ridere di lui. Perché tutte le cose che arrivano a degli eccessi, l'eccesso di potere, di autorità, è stona. Ma già la persona che indossa una divisa cambia, si crede più importante, è una fesseria. Credo che sia questa la ragione. Come sarebbe stato Torrente ai tempi di Franco? Torrente es franquista, o sea, él ama a Franco. Lo que están haciendo en España es un fumetti de Torrente en una máquina del tiempo y vuelve con los reyes católicos, a la etapa franquista. Entonces eso lo hacen en el fumetti, yo sigo con las películas. O sea, la próxima película de Torrente será en el futuro. Europa y la España es la España de la crisis y de la picaresca. Yo decía cuando la promoción de Torrente 4, que el título original era Crisis Letal, Lethal Crisis, debajo ponía Lethal Crisis, por si alguien no lo había entendido, y era que decía que Torrente, que ya cuando no había crisis ya era un miserable,
y en estos momentos, pues claro, tiene que escarbar, o sea, no es que haya tocado fondo, es que tiene que una pala buscar más fondo todavía. A mí realmente cada vez me preocupa más la situación y en Torrente 5 creo que voy a tener que recrudecer los hechos. España oggi è, diciamo, una situazione di grande crisi, una situazione picaresca, lo dicevo anche durante la promozione di Torrente 4, che il sottotitolo è Lethal Crisis, crisi letale, scritto sotto anche per nel caso qualcuno non l'avesse capito. E se già Torrente era un uomo disgraziato, miserevole, senza la crisi, adesso con la crisi non solo ha toccato il fondo, ma deve scavare con la pala per andare ancora più a fondo. Quella situazione mi preoccupa molto e con Torrente 5 ci sarà ancora una recrudescenza della situazione. Segura, quanto l'ha influenzato il cinema italiano trash come quello di Bombolo o di Alvaro Vitali? Sì, bueno, il cine trash. A mí, yo adoro el cine. Yo tengo, el problema es que soy muy cinéfilo, o sea, me gustan los clásicos, o sea, mismo que es eso, Pasolini, Rossellini, o sea, que he visto todo el cine, pero claro, de repente pues Lucio Fulci, me gustan las películas de terror también, Corbucci, los Spaghetti Westerns, Sergio Leone, todo, la verdad es que Italia es cine, o sea, el cine. O sea, Ennio Morricone, Nino Rota, Fellini. Álvaro Vitali está en Fellini, pero también está haciendo de Pierino, unas películas lamentables, pero que son parte de nuestra memoria. Son parte de lo que somos nosotros. Yo he estado en un programa doble, en el cine de mi barrio, viendo Pasqualino Camarata, Capitano de Fragata. Lamentable, pero se quedó en mi cerebro alguna cosa. Estaba con el timón que hacía. Daba golpes de timón y le daban en los testículos a un señor. O sea, es el cine este del destape. En España, por ejemplo, hay sus equivalentes. Hay equivalentes a Álvaro Vitali. Y toda esa cosa kitsch, es verdad que me gusta que de alguna forma aflore en Torrente. Y lo gracioso es que, bueno, les pregunté a Giorgio y a Vanessa si Álvaro Vitali seguía trabajando, porque había pensado para Torrente 5 en él, o sea. Muy buena pregunta. Sì, il cinema trash diciamo che io lo adoro, il problema è che sono molto molto cinefilo e mi piacciono i classici, Rossellini, Pasolini, Luciano Fulci, mi piacciono i film del terrore, mi piace Corbucci, gli spaghetti western, l'Italia è cinema e quindi tutto quello che dell'Italia mi piace, Alvaro Vitali, anche il film di Pierino fanno parte di noi, magari ci sono cose che non piacciono ma sono parte di noi, mi ricordo anche in un programma doppio in una proiezione di quartiere in Spagna, c'era Pasqualino Camerata, Capitano di Fregata, e che col timone dai colpi sul testicolo, sui testicoli del vicino, sono anche queste, sono immagini che sono cose che poi ti rimangono e ha fatto parte anche della fase cosiddetta del destape in Spagna e abbiamo anche noi gli equivalenti di Alvaro Vitali, infatti chiedevo proprio a Vanessa se continuava a lavorare perché diciamo mi sarebbe piaciuto per Torrente 5, quindi la sua domanda è più che calzante. Torrente esce anche a fumetti. Quanto è stato suggestionato dal loro mondo? Proprio ieri ho comprato un libro nuovo di Andrea Pazienza e proprio l'altro giorno mi dicevo che fortuna che con Torrente sono uscito in Italia, sono arrivato in Italia, però io ho scritto anche dei fumetti e ho visto, li scrivevo per una rivista sotto con pseudonimo ed è uscita anche in Italia Piccoli Viziosi, adesso spero che non giri più, che non sia più, siano irreperibili, che non si trovino più. Comunque tutto il mondo del comic underground mi è sempre interessato molto e credo che Torrente ne abbia molti elementi. La sua comicità fa un po' pensare a quella sgangherata e oltraggiosa degli anni 70. Perché questa scelta? Già te dico che los problemas que tuve hace 15 años, se estrenó el primer Torrente y yo siempre pensé que era como una especie de obra underground, pero tuvo mucho éxito entre la gente. Y el problema era que la mayoría de la gente entendió como yo lo hacía, que era como una parodia o una crítica de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que había gente que veía una apología. O sea, me acuerdo que en una rueda de prensa un periodista argentino me decía, dice, usted es misógino porque cómo refleja a la mujer en su película. Digo, bueno,
Digo, en todo caso seré misántropo, porque mira como reflejo a toda la humanidad en mi película. Y es verdad que es una visión sucia y negra, pero que yo creo que es, a mí es que es un humor que me hace gracia, y a mis amigos también. O sea, pero creo que hay que tener un poco de distancia. O sea, que no puedes verlo como... O sea, tienes que verlo como algo un poco kitsch, de alguna forma. Io quando è uscito il primo Torrente 15 anni fa lo vedevo come diciamo un film underground e ha avuto invece un successo enorme, ma la maggior parte delle persone la vedevano però in termini parodistici, come parodia. Poi invece qualcuno l'ha visto anche come una forma di apologia. Infatti mi ricordo proprio durante una conferenza stampa si è alzato un giornalista argentino, mi ha detto, ma con l'accento argentino non si arriva, però lei è un misogino, non si rende conto di come ha rappresentato le donne. E io gli ho detto, beh, tutto più sarò misantropo, perché come rappresento tutta l'umanità, non solo le donne. E diciamo che questo è un tipo di visione un po' sporca, un po' nera, che a me piace e piace anche ai miei amici, però bisogna ovviamente vederla da una certa distanza. Non voglio farla troppo lunga, il lavoro che vogliamo commissionarle non è cosa da tutti. Corra! Aspettatemi! Fatemi salire a strozzi! Ci facciamo una pippa? Oh, Torrente, ma che fa? Non faccio più! Dai, non ammazza, stordisce e basta. Qualcun altro vuole assaggiare? No, grazie.